Sì? Oh! Ciao! Dimmi, che domanda mi devi fare? Ah, com'è nata internet? Per telefono, se capirai, ci vorrebbe in pochi minuti. Com'è nata internet? Vabbè, il percorso come sempre è lungo, non è che così paf è nata internet. È nata da un'esigenza specifica del governo americano. No, non è la solita cosa che serviva una rete per esistesse alle guerre atomiche, no. Anche se è vero che è una rete che è molto resiliente, è vero. Però non è nata per quel motivo là, è nata per un motivo molto più semplice. Dovevano avere un sistema per condividere le notizie, le informazioni, gli studi, eccetera, eccetera, tra varie università, perché tu devi sapere che nell'ambiente americano l'università è un tutt'uno, cioè fa parte del sistema università, quindi quando si deve progredire, ecco, e loro fanno tutti i corpi insieme, quindi loro avevano bisogno di far sì che tutte le università potessero scambiarsi i dati che avevano dei loro vari studi, eccetera, eccetera, capito? Dovevano connettere, ovviamente, siccome già avevano cominciato ad avere tutte, ogni università aveva i suoi calcolatori, dovevano fare in maniera tale che tutti i computer di tutte le varie università potessero scambiare tra di loro i dati e la gente da un'università potesse parlare con quell'altra università, cioè potesse praticamente interagire col computer di quell'altra università, capito? Che so, uno che stava all'università di Los Angeles doveva poter lavorare tranquillamente sul computer dell'università, che da dire, di Seattle. Adesso la butto là così. Pare facile adesso. Ma prima non era facile per niente, perché tu devi considerare che all'epoca le macchine di calcolatori erano parecchie, più di quelle attuali. Cioè, ma parliamo proprio di architetture, capito? A parte che i calcolatori all'epoca, stavo parlando alla fine degli anni 60, erano giganteschi. No, voglio dire, c'è un armadio con le unità disco, un armadio con le unità nastro, un armadio con il controller, cioè che doveva gestire i nastri, quelli che si muovevano a scatti, no, ti ricordi, si muovevano il registratore a bobine, un altro armadio c'era la CPU, poi c'erano i cosi, le schede perforate, poi non c'erano mica i monitor all'epoca, c'erano i telescriventi per parlare col computer, cioè era un mondo molto diverso. E allora poi ognuno di questi mondi, che so, IBM, lavoravano a livello di macchine IBM, cioè l'IBM aveva il computer e tutti i terminali intorno telescriventi, ricordiamoci bene perché c'era il video terminale, il monitor, non c'era il monitor, ecco, e dovevano praticamente chiacchieravano solo con quel sistema. Che tanto di la Digital, no? Che adesso non c'è più, la Digital Equipment Corporation, uguale, la Xerox, uguale, sì, la Xerox, sì, quella di quello che dici. A me all'epoca faceva i calcolatori, oh, con a me canzoni. O un CDC, che adesso tu dici che è il CDC, Computer Data Corporation, c'era un AMDAL, per dire. Ecco, tutte queste tipologie di calcolatori, anche se nel mondo universitario c'erano solo o IBM, generalmente 360, IBM 360, oppure il COSUL, tanti avevano la Digital Equipment Corporation e il PDC, PDP scusa, PDP 11 mi pare, sì, quelli erano i calcolatori che c'erano. Ok, ogni mondo era chiuso in se stesso, quindi era impensabile che uno con PDP 11 potesse parlare con IBM 370, capito? E viceversa. Allora questi qui dovevano trovare il sistema di mettersi in connessione. Ci provò il governo americano e capirà a chi chiamò. Chiamò l'IBM, no? Era la più grossa. L'IBM gli ha dato subito pernacchia perché dice no, è impossibile da fare. E come sempre succede, ma guarda, è una cosa che si ripete sempre nella storia. C'è stato praticamente un'azienda che si occupava di acustica, tu pensa. Si chiamava Bolton, Beranek e Newman, cioè erano i nomi dei tre fondatori fondamentalmente, e questa la faceva la tecnologia sommatoriale per i sommergibili addirittura.
Allora, questi qui praticamente risposero al bando, no? E dissero, ah, perché manca un pezzo, perché nel frattempo c'era stato tutto il casino prima con lo Sputnik, poi con Yuri Gagarin, no? Che i russi erano passati in vantaggio, esatto, con la corsa nello spazio. E lì gli americani dicevano, ma che stanno a fare noi? E dovevano appunto avere bisogno di un qualcosa che coordinasse tutte le università, tutti i punti di ricerca, tutte le aziende, eccetera, capito? E fecero l'ARPA, l'azienda, praticamente l'Advanced Resource Project Agency, ecco, così, sì, che era governativa. E poi ne fecero una pure della difesa che si chiamava DARPA, no? Defense, all'inizio, sì. E fu proprio l'ARPA a dare praticamente a cercare quello che poteva fare al suo sistema. E rispose sta molto berane che Newman. Sicuramente l'IBM si mise a dire, dice, questi fa, si occupano di acustica, si occupano di sommergibili, sanno il cavolo loro dei computer. E invece si misero sotto con tutti i ragazzi giovanissimi, tutti i geni, e presero le teorie di. Tu pensa, erano teorie che già c'erano negli anni 40, della trasmissione dei dati, tu pensa, a pacchetto. Cioè. Ecco che quella è lì che il discorso che poi si ricollega con le reti ad altissima resilienza, no? Sì, le reti Paul Baran si chiamava lo scienziato, sì, Paul Baran, che ideò la teoria appunto delle reti a pacchetto, che non erano come quelle telefoniche gerarchiche, no? Dove c'era un punto stella, poi tanti punti stella attaccati a quello, poi che tu bombardavi quello su da capo e hai fatto fuori tutta la rete. Invece lui aveva fatto una rete magliata, capito? Dove se la telefonata passava da una parte poteva passare da quell'altra. Però aveva fatta appunto con queste reti a pacchetto, si chiamavano. E beh, loro presero questa qui, svilupparono, e la cosa geniale che tirano fuori, presero un piccolo calcolatore della, come si chiama, della Honeywell. La Honeywell non c'è più pure quella, no? Questo piccolo calcolatorino, tu pensi c'è 256k di memoria, 256k, cioè 256.000 byte di memoria. Consiglia adesso il cellulare c'ha 2, 3, 4 miliardi, 10 miliardi di memoria. Tu te rendi conto? Che faccio le stronzate, ma. Ecco, loro presero e ebbero l'idea di farle praticamente tutti questi calcolatorini interpreti, e ognuno si adattava al calcolatore con cui era collegato. E poi dall'altra parte la rete, capito? Si chiamavano ICP, mi pare. Fecero la rete con questi cosi. E questa fu praticamente, inizialmente erano 5 università collegate, sì. Erano 4 nodi più una era attaccata a un altro, praticamente sì. E poi nel giro di poco tempo diventarono 30, poi piano 68, 1968. È successo nel 1968. Sì, sì. E beh, poi piano piano è cresciuta. Hanno fatto quello che è poi il protocollo, il TCP/IP, che è quello che sta alla base dell'odierna internet. Dopo un po' di tempo, sì, era la rete chiusa tra le università, però era civile, non era militare. I militari ne hanno fatta un'altra parte poi dopo, sotto il DARPA, esatto. E, ma dove se all'epoca fecero pure già i collegamenti intercontinentali con i satelliti, tutto con telescrivente, si chiacchierava con le telescriventi, sì, è una roba che a pensarla oggi è inimmaginabile, mica c'era la computer grafica, le icone, il mouse, non c'era niente di questo, solo con i comandi, tastiera e telescrivente, stampavano su carta, sì, niente monitor, no, i monitor non c'erano. E piano piano si è sviluppata sta rete fino a che poi l'ARPA è diventata internet. Ma è poi un'altra storia, magari mi farà un'altra telefonata, mica le posso dire tutto stasera. Perché è lunga la cosa, no? Dai, su, per telefono, insomma, cioè, ma delle immagini già. Certo, tu ti immagini, con le immagini te le do, ma delle immagini, certo, sì. Va bene, allora ti saluto, vai. Dai, poi se giri in rete, guarda che trovi un sacco di notizie, mica che te devo fare un video ad hoc io per spiegarti com'è andata internet. In rete ne troverai a bizzeffe, guarda. Ci vuole solo la fantasia di informarsi. Anche su Wikipedia, come no, certo, pure su Wikipedia troverai tutto. Va bene? Ti saluto, ciao.